viaggio di oggi inizia da Lodi. In realtà ho iniziato a pedalare da casa, sto provando il percorso medio della Gerundium. Ho fatto da casa a Lodi un percorso alternativo perché ormai è ultra testato, e adesso da Lodi percorrerò quelli che saranno i circa 110 km del tracciato del medio. Ovviamente per chi parte da Enzago i chilometri saranno 140 circa, quindi per velocizzare un po' le cose ho fatto un primo tratto d'asfalto. È una bellissima giornata, finalmente ha smesso di piovere e niente, mi farete compagnia in questo viaggio in solitaria. Cercherò di farvi vedere dei posti bellissimi, quelli che poi ripercorreremo con la Gerundium, ovviamente senza spoilerare troppo. Quindi state con noi, iscrivetevi al canale, la metà di quelli che guardano questi video non sono iscritti, ci farebbe molto piacere, e come dicono anche quelli bravi, ci aiuterebbe a crescere. Quindi continuate a seguirci anche sui social, e a fra poco, ciao! Usciti dal centro di Lodi, che è veramente bellissimo e vi invito a visitare anche se non parteciperete alla Gerundium, andiamo a prendere quella che è la ciclabile che va verso sud e andiamo verso Pizzighettone. Ci accompagnerà per un bel po' di chilometri ed è veramente bella, bella da pedalare, molto larga. Potete stare anche in due affiancati, ovviamente sarà domenica per cui fate bene attenzione agli altri, e immersa praticamente nelle campagne. C'è la statale che rompe un po' le scatole, però vabbè, non è che si può avere tutto dalla vita. Quindi direzione Pizzighettone, già fatto una decina di chilometri, vento contrario oggi, vabbè, vuol dire che ce l'avrò a favore al ritorno. In realtà la statale ormai è lontana e là un sacco di mezzi agricoli, alla vostra destra avete il canale, l'acqua sarà il punto di riferimento di questo giro che vi ricordo è in comune con il lungo e ovviamente il percorso backpacking, quindi seguite il video per avere altri dettagli. Ovviamente possiamo spoilerare tutto, lasciamo ai vostri occhi verificare la bellezza di questi posti. Veramente grazie alla Gerundium ho pedalato tanta Lombardia, soprattutto nella zona bassa, ed è veramente bella, particolare ma bella, bella da pedalare. Ci sono un sacco di infrastrutture nonostante quello che si dica. Siamo a Castel Gerundo, in territorio Gerundo, la patria di Tarantasi. Ragazzi, è una storia bellissima, andate a leggervela, leggetela e imparatela anche per i vostri ragazzi, soprattutto per chi ama i draghi, il fantasy e quant'altro. Insomma, è una bella occasione per raccontare qualcosa ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, per cui veramente veramente interessante. Intanto qua sfrecciano di bestia, cercherò di non farmi stirare e vado a riprendere la mia ciclabile. Ciao! Siamo a Castel Gerundo e come è giusto che sia, abbandoniamo la ciclabile e rientriamo nel Parco Adda Sud. Qui ci sarà gravel fino a Pizzighettone, più o meno. Da lì in poi, giro di boa e si torna verso Enzago. Pizzighettone, eccomi! Ci siamo, giro di boa! Questo è il fiume Adda!
facciamo un giro nella cittadina, che non vi spoilerò ovviamente. Se fino a Pizzighettone vi sarà sembrata una passeggiata, in realtà poi dopo è lì che inizia la vera Gerundium. Sono nel sentiero del brigante della Via Lattea. Sbiascico perché polvere, zuccheri, si incolla la bocca. Quindi è proprio qui che inizia la vera Gerundium. Perché? Perché da Lodi a Pizzighettone è un drittone unico con qualche sterrato, ma da Pizzighettone in avanti è tutto sterrato, comunque quasi tutto sterrato. Rientriamo nel parco dell'Adda Sud, che non lasceremo più praticamente fino a Cassano. Poi da lì prenderemo il naviglio e torneremo al punto di partenza, a Inzago. Quindi è qui che inizia la vera Gerundium. È il primo segno di vita che incontro dopo circa 10 km. Tutto sterrato, veramente magnifico. Nonostante le piogge di queste settimane, è super asciutto, super compatto, straveloce. Non so neanche dove sto puntando la GoPro. È un altro trattorino da far passare. Mi raccomando, date la precedenza a loro. Stanno lavorando. Per chi ha fatto la Gerundium lo scorso anno, ovviamente il percorso non è uguale, soprattutto da Pizzighettone in poi. Perché? Perché il medio fa un altro sterrato, un altro sentiero, un'altra traccia per arrivare al punto di partenza, per tornare a nord, diciamo, e il lungo invece si, diciamo così, prosegue fino a Cremona, mentre l'anno scorso il lungo si fermava a Pizzighettone. Partendo da Inzago abbiamo 25 km in meno da fare, per cui siamo riusciti a scendere con la traccia. Ora, quando non ci sono sterrate o ciclabili, ci sono sempre strade secondarie come questa, bellissima, traffico zero, tanti ciclisti che pedalano, veramente bella. Qui potete fare un po' più di velocità e arrivare prima bere la birra. Lo scopo è... non è bere la birra. Chiusa, la via è chiusa. Siamo a Crema, mercato, campane, tutto. Laudato sì, mio signore, per l'ingegner Vacchelli, di cui il canale gli sterrati sono sempre belli. Direzione rivolta, tutto sterrato, praticamente fino a Cassano. La Gerundium non è ancora finita, ragazzi. La Gerundium non è ancora finita. Due chilometri alla fine del canale, vi assicuro che è veramente, veramente lungo. E cacchio, anche al ritorno
ho il vento contro, per cui sto facendo una fatica doppia. I chilometri nelle gambe sono già abbastanza. La Gerundium non è ancora finita, perché dopo il canale Vacchelli c'è tutto il fiume Adda, quindi riprendiamo il fiume Adda fino a Cassano d'Adda e da lì poi in sago per una bella fresca e sana birra. Ora qui siamo lungo l'Adda, andiamo in direzione di Rivolta. Praticamente alla mia sinistra c'è il fiume, siamo oltre il 100° chilometro, per cui qui ogni vibrazione si farà sentire per i meno allenati, insomma inizierà un po' di sofferenza. Chi invece è più allenato lo prenderà come un luna park e proverà anche a whippare sulle cunette che ogni tanto ci sono lungo il percorso. Però ecco, senza spaventarvi, ovviamente il Gerundium è un percorso facile, non c'è dislivello praticamente, è stato fatto apposta per essere pensato come un percorso cicloturistico, una cicloavventura, come abbiamo denominato noi. Inizio a sbiascicare anch'io, ma ricordatevi che c'è sempre il 200, e come dico sempre io, fare il medio è un po' come bere la birra piccola, quindi perché no? Perché non fare il 200? Pedaleremo anche quello. Quindi rimanete sintonizzati, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguiteci sui social, Facebook e Instagram, e ovviamente sul nostro sito bergamogravel.it. Grazie per la compagnia, ragazzi, perché qui c'è da solo, c'è nessuno. Pedalata tutta da solo. A presto. Ciao.